Allora, grazie a Coordinamento di Libera per questa iniziativa. Io ovviamente non tornerò sul passato, anche se ci sono molte cose da approfondire. Personalmente sono uno che nel 1992 pubblicò un su criminalità e legalità incapitanata, ma il passato è alle spalle, dobbiamo vedere di guardare in avanti, tenendo conto di due questioni. Uno, nonostante l'azione determinata, forte, degli apparati dello Stato, noi abbiamo ancora nei comuni più importanti della nostra provincia una criminalità molto forte, organizzata, agguerrita. Secondo, abbiamo fatto una splendida, straordinaria iniziativa il 10 gennaio 2020, che è quella del 21 marzo, la considero un po' più esterna, diciamo, guardiamo alle cose di causa nostra, perché erano quella del gennaio 2020 era essenzialmente provinciale. Una straordinaria manifestazione, per effetto della pandemia purtroppo si è bloccato un po' qualche cosa. Allora, io credo che il problema nostro di questa sera, ma di tutti, è come ripartiamo per contrastare e per dare una risposta che accanto a quello dello Stato veda in campo quello che chiamiamo la società civile in senso lato. Qui mi pare che sia il punto fondamentale, perché i rappresentanti dello Stato dicono sempre la squadra Stato c'è, manca, almeno nella misura che si vorrebbe, una risposta adeguata. Allora, riflettiamo un po' su questo. Noi, come dice qualcuno, credo senza esagerare, siamo in guerra, e da parte di tutte le organizzazioni, associazioni, partiti, sindacati e quant'altro, credo che dobbiamo anche noi arrivare a una sorta di gabinetto di guerra. Cioè di un coordinamento costante, fisso, che non solo monitora le questioni, ma cerca di mettere in campo una risposta su un medio periodo continuativa, non episodica, che aiuti a far conoscere i problemi, che aiuti, diciamo, a far emergere le novità che ci sono anche sul piano organizzativo e della presenza della criminalità organizzata. Perché ci sono ancora punti oscuri, che qualcuno dei quali mi permette, a mio modesto parere, di dire. Noi siamo al quinto scioglimento del Consiglio Comunale, il più importante perché riguarda il capoluogo, il secondo in Italia. Io non so, almeno parlo per me, qual è il bilancio conclusivo di questa esperienza dei commissari straordinari. Cioè le radici della malavita all'interno dell'amministrazione pubblica sono state toccate, sono state tagliate, quali sono le caratteristiche, e che noi abbiamo bisogno anche di mettere nelle condizioni tutti gli amministratori comunali o quelli che almeno hanno intenzione di amministrare in modo trasparente e positivo, quali pericoli debbono o possono evitare. Io non conosco allo Stato, noi abbiamo avuto i primi tre comuni demograficamente più importanti, economicamente più importanti della nostra provincia, poi c'è io, non credo. E quindi mi piacerebbe sapere. Non vorrei che la gestione commissariale necessaria però sia una parentesi in cui sostanzialmente mettiamo fuori amministratori pubblici e li sostituiamo con i commissari e rimangono tal quale. Dico al prefetto, che non c'è qui per ovvi motivi, e alle altre autorità,
di fare il punto su questo e di arrivare a qualche conclusione che possa aiutare gli altri amministratori che sono in campo e che sono assoggettati o possono essere assoggettati allo stesso rischio. Secondo, dobbiamo cercare di avere un programma ampio per quello che riguarda tutte le scuole, tutte le scuole, perché anche qui un po' questo è affidato alla buona volontà e alla sensibilità o del dirigente scolastico o di un docente o di qualche gruppo studentesco. Noi dobbiamo fare in modo che ci sia qualcosa di più corale, di più omogeneo, di più radicato e che si possa ulteriormente radicare, perché se manca una storia della criminalità in provincia di Foggia, oltre che se come fenomeno recente, anche se abbiamo radici antiche che risalgono all'Ottocento, tuttavia abbiamo bisogno di questo. La terza questione, non riesco a vedere bene la sala, non so se ci siano in sala, dobbiamo cercare di far confrontare tutto il mondo delle imprese, che è uno dei bersagli fondamentali, e non mi riferisco soltanto al mattone, diciamo così, o alle gare che riguardano lavori pubblici. Mi riferisco al mondo dell'agricoltura con quello che è successo, pomodoro, truffe, aloe, eccetera, eccetera, al mondo del commercio, diciamo l'impresa in senso lato, comprese il mondo largo di false cooperative, perché la radice sociale spesso è cooperativa, la pratica e la gestione non ha nulla di cooperativo. È una specie di mascheramento, diciamo così, e dove non sempre tutto limpido e tutto trasparente. Però mi pare che questi tre filoni e la costituzione, come dicevo prima, di un gabinetto di guerra, perché noi abbiamo le singole associazioni, anche la mia associazione, l'AMBI, ha fatto diverse iniziative a Foggia, a Torre Maggiore, San Severo, San Marco, eccetera, eccetera, la consulta provinciale della legalità, altro, no, noi abbiamo bisogno di strutturarci e di diventare una specie di soggetto riconoscibile e riconosciuto da tutti, in qualche modo anche gli interlocutori, non dico naturali, ma insomma delle istituzioni storiche. Quindi un lavoro non semplice, perché qui dobbiamo stare attenti ad un pericolo che c'è, quello di una sfiducia che ritorni, perché dopo la manifestazione del 2020 noi abbiamo avuto spesso, e vabbè, a che è servito questa manifestazione sostanzialmente? Dobbiamo fare in modo che questo tipo di azione non ci sia, che tutti possiamo portare a casa dei risultati, per tutti dentro la società di capitale, e fare in modo, diciamo così, che noi passiamo alle cronache nazionali e credo ormai anche internazionali, non soltanto per quello che sta succedendo, ma anche per le risorse e le risposte che riusciamo a mettere in campo.